Il bando per affidare la gestione dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le isole minori, Carloforte e la Maddalena, potrebbe essere pubblicato entro l'estate per poi arrivare entro l'anno, alla scadenza della gestione in proroga della Saremar fissata al 31 dicembre 2015, ad assegnare le tratte in base al capitolato che dovrà prevedere la definizione del numero delle corse giornaliere, gli orari e le tariffe. A disposizione ci sono 13,8 milioni di euro. Stiamo studiando i percorsi perché non venga perso neanche un posto di lavoro, ha detto l'assessore dei trasporti Deiana. Nello stesso tempo, stiamo facendo tutti i passi necessari per definire il bando, a cominciare dal confronto con le comunità, per ascoltare le esigenze di tutte le realtà interessate, ma il bando è ancora completamente da scrivere. Dopo che sarà approvato dalla giunta, verrà preso in visione da Bruxelles. Sono qui a metterci la faccia, ha dichiarato l'assessore Deiana ai lavoratori, e nessuno perderà il posto di lavoro. Torremare News.